e il peccato ci rendono inefficaci, ma Gesù ci libera. Okay? Perché ho voluto prendere questa cosa? Perché vedo parecchie persone che sono in difficoltà, sono standard, hanno alti e bassi, e magari danno, non si rendono conto che esiste il diavolo, esistono le situazioni sbagliate che Dio chiama peccato e che queste ci risucchiano, ci indeboliscono, ok? Perché un cristiano che vince il diavolo e vince il peccato, con l'aiuto di Gesù, perché abbiamo sentito anche la canzone "Io senza di te non posso fare nulla", è chiaro che un cristiano, quando si affida e scopre Gesù, lui diventa vincitore, ok? Io non voglio più vivere come una persona inefficace, limitata, no? Prima di questa esperienza, io quando pregavo, speravo che Gesù facesse qualcosa, no? Signore, so che non sono bravo, so che non lo merito, se puoi, aiutami, guariscimi, benedicimi. Però tanta buona volontà, ma il risultato non c'era. Sì, forse qualcosa, ma sembrava un po'... Avete presente quando il numero della lotteria, qualcuno gioca la lotteria? Scopriamo gli altari adesso. Di no. Quando tu prendi il numero, viene fuori il tuo e tutti gli altri, quanti sono? 89, 90, quelle, perdono. Uno solo vince. Ok? Mentre con Dio tutti siamo vincitori. Qualcuno dirà, è facile dirlo, ma io non vinco. Io ho parecchie cose che non vanno male. Stasera io te lo spiego. E soprattutto, una volta che lo capiamo, la soluzione, come ha detto anche l'ultimo canto, far entrare Gesù nella nostra vita. Avete visto fuori? Non c'è scritto chiesa evangelica, ma chiesa cristiana. Cioè, leggiamo la Bibbia, la mettiamo in pratica e basta. Tu puoi venire qua, la porta è aperta a tutti, e puoi dire, tu non fai quello che c'è scritto. E io ci confrontiamo, e se noi sbagliamo, ti chiediamo perdono. E sicuramente noi vogliamo fare tutto ciò che è scritto. Ma in linea di massima, la nostra attenzione è per la verità, perché sappiamo che la verità ci rende liberi. Prendiamo l'esempio Davide, un uomo scelto da Dio, l'uomo chiamato dal cuore di Dio. Cosa ha fatto? Per un arco di tempo, sapete che Davide, che ha scritto i Salmi, non pregò più? E infatti, sai da quando non ha pregato più? Da quando è andato a letto con una donna che non era sua moglie, Batsheba. E da quel momento, fino a quando è arrivato il profeta Natan, lui, dice nella Bibbia, non parlò più con Dio. Dio non gli rivolse la parola. Ma cosa fece? Dio mandò Natan, mandò qualcuno superiore a dirgli, il tuo peccato ti sta causando questo. E infatti, da quel momento, lui non è morto perché non c'era la grazia di Gesù, gli è stata data la vita, ma le conseguenze del peccato lui se le è dovute bere tutte. 4 figli morti, compreso quello di Batsheba, che era rimasta incinta. Distruzione nella famiglia, incesto, quello che lui aveva fatto di nascosto, nella sua discendenza tutto si è moltiplicato. Perché? Perché lui, invece di stare alla presenza di Dio, si è allontanato, ha peccato, e il peccato, quando entra dentro di noi, la prima cosa che facciamo quando pecchiamo è: non leggo la Bibbia, non vengo in cellula, non vengo in chiesa, non vogliamo avere a che fare con le persone che in quel momento ci parlano di Gesù. Ecco perché è importante sempre avere il fuoco acceso. La preghiera, per intenderci, è un fuoco acceso, come nel Vecchio Testamento, che il sacerdote, il suo compito qual era? Quello di tenere il fuoco acceso, che rappresentava la preghiera. Quindi ogni giorno portava incenso, ogni giorno accendeva e stava attento al candelabro che fosse acceso. Perché? Perché era sintomo, segno di preghiera. Quindi ogni cristiano che è qui, che si chiama cristiano, ogni giorno deve pregare. Se prega ogni giorno, lui vincerà. Ci possono essere problemi, però se noi preghiamo, noi accorciamo i tempi della battaglia. Ok? Ascolta bene. Quando tu preghi tutti i giorni, vai da Dio, tu accorci i tempi della battaglia.
Infatti quelli che non pregano, quando li incontri dicono dura troppo, non finisce mai, come mai? Perché noi abbiamo bisogno di Gesù, veramente. Quel canto è scritto in Giovanni 14, voi senza di me non potete fare nulla, amen? Quindi nessuno deve essere orgoglioso. Un altro peccato che il diavolo sfrutta, che è anche il suo, è l'orgoglio. Io posso farcela da solo. E quindi vedi che tanta gente si allontana dal rapporto con Dio, e è come una brace che tu la stacchi dal fuoco. Sono andato a mangiare da una parte ieri sera, buonissimo, e c'era questo mega fuoco dietro, quindi stasera a parlare di questa cosa mi sembra ancora più facile. Era buono, grazie. E questa brace, quando tu la togli dal fuoco e la metti qua, anche se è accesa, dopo un po' tu vedi che si spegne, perde il rossore, diventa grigia e poi si spegne. Così noi siamo quando ci allontaniamo da Dio, ok? Anche il matrimonio, se tutte e due pregano, la coppia va felice, va benissimo. Se nella famiglia si fa la cellula e i genitori pregano, i figli pregano, sarà una famiglia felice. Se tu preghi la mattina per la tua attività, tu la proteggi, la benedici, perché stai dicendo: Signore, tu sei il mio socio e voglio benedire. Il diavolo dice: non pregare, se non ci sei tu qua non realizzi nulla, tu sei bravo, tu sei intelligente, veramente Dio ha detto che tu devi pregare? Ricordate questa voce? Questa frase? Veramente Dio ha detto? Il diavolo ad Adamo ed Eva, no? Ma l'ha detto anche a Gesù, e se l'ha detto a loro, viene pure a noi. Quindi se abbiamo dei dubbi su poi pregare, riconosci subito il diavolo. Satana, vai via, perché io devo pregare. Perché è come lavarsi la faccia ogni mattina, no? Vai, leggi la sua parola, prendila e diventi un vincitore, ok? Non vuol dire che non ci sarà un problema, ma tu avrai la soluzione. Non devi più vivere sotto le circostanze. Con Gesù devi andare sopra. Ci possono essere dei gradini, ma noi li dobbiamo salire, amen? Con il suo aiuto. Perché noi siamo così gasati? Perché sappiamo che Gesù è potente, è figlio di Dio. E se noi siamo nati di nuovo, cosa diventiamo? Nuove creature, figli di Dio, amen? Hai notato che la tua famiglia si è ingrandita? C'è un fratello in più? Si chiama Gesù. Se Dio ha detto, quando preghi, prega così: Padre nostro. Cioè, qual è quella religione che può dire di chiamare il creatore, il Dio, Padre? Noi siamo un po' attenti, no? Non t'allargare troppo, non abusare, chi ti credi di essere. Invece lui dice, lui non ha paura, sa che siamo fallimentari, peccatori, però dice: vieni figlio mio, io ti voglio bene. Amen? Quindi quando noi abbiamo un papà così che ci fa vedere dove sbagliamo, anche l'orgoglio può essere tolto di mezzo, pertanto lui ce lo dice per il suo bene, amen? Quindi una cosa che ci prega e che ci allontana da Dio, ci rende infecaci, è la mancanza di preghiera, la prima cosa. Un'altra può essere la paura. No, abbiamo paura di non farcela, paura di non guarire, paura di non essere capaci, di non essere amati, no? Paura di un esito, di un risultato, di non portare a termine un'attività. Ecco, le paure. Quando noi abbiamo paura, noi diventiamo inefficaci. Come parla uno che ha paura? Sicuramente si limita, sicuramente si tira indietro, no? Vive con l'ansia, perché e se va male? C'è sempre queste cose. Ma Gesù ha detto che ci ha dato uno spirito di coraggio. Non devo essere coraggioso, no, proprio te lo dà. Hai sentito mentre pregavamo e cantavamo la presenza di Dio che si muoveva? Lui era qua, è qua, e si stava muovendo, e già vedevo che stava proprio toccando i cuori. A qualcuno stava dicendo: credi che ti ho portato qua stasera? E sentivo l'amore di Dio, alcuni si sono sentiti amati. Certe parole proprio hanno squarciato il cuore, ti veniva da piangere, perché dice: è vero, perché Lui ci ama. Non c'è nessuno che ti ami di più di Gesù, ok? E se guardi in giro non c'è una statua con la faccia di qualcuno, perché non hai bisogno di quello. È qualcosa, sembra strano, ma quando dice Gesù che Dio illumini gli occhi della vostra mente, ciò vuol dire che Dio ci parla con l'immaginazione.
Noi facciamo sempre un esercizio che ci piace molto, anche che diventa un po' il nostro test, no? Chiudi i tuoi occhi, non sei obbligato però, se vuoi fare il test, chiudi i tuoi occhi e immagina Gesù. Riesci a immaginare Gesù? Vedi, chiudendo gli occhi, tu non guardi in giro e puoi guardare attraverso gli occhi della fede, gli occhi del bisogno, gli occhi della tua immaginazione. Puoi aprire i tuoi occhi se non poi ti addormenti, poi mi tocca venirti a svegliare. Quanti hanno visto Gesù? Ok? Non tutti. Oppure alcuni hanno visto un'immagine, una luce. Faccio una domanda. Può essere che è molto direttamente proporzionale al tuo rapporto di preghiera con Lui? Può essere, no? Non è biblico, però ho notato che in un buon 90% più siamo lontani da Dio, più abbiamo difficoltà. E sai perché posso dire questo? Perché quando tu preghi in lingue e ti guida lo Spirito Santo, come ti può dare la rivelazione se la tua mente non parte da Lui, dal suo regno? Quando noi preghiamo, ecco perché stiamo facendo questi incontri con ogni cellula, per verificare quanto siamo aperti. Poi Dio può adoperare in molti modi, attenzione, però cerchiamo di adoperare quelli che sappiamo essere i primi, no? Parlare in lingue, interpretare le lingue, parole di sapienza. Come fai a riceverli? Proprio attraverso la tua immaginazione. Dio ti può... Quando tu preghi, è la stessa cosa quando tu preghi per una guarigione, no? O per un problema. Tu inizi a pregare e cominci a pregare dichiarando qualcosa sul problema. Se sai pregare, dici, no, nel nome di Gesù io vengo contro il problema, comando alla montagna di alzarsi e gettare nel mare, sgrido lo spirito di infermità. Cioè, ma come fai a parlare così se tu non immagini, no? Non è che tu devi prendere non trovi un foglio sulla sedia con la preghiera, giusto? Signore, non la trovi, perché Dio vuole la tua preghiera. E poi quello che dici lo devi dire per fede, ok? Quindi è importante che tu incominci, e questo viene dal tuo rapporto di preghiera. Poi ognuno, ripeto, ci sono tante forme, ma con tutti quelli che prego, e prego anche con molti pastori molto grandi, abbiamo questa sintonia. E poi al di là della sintonia è il frutto, quello che Dio ti fa vedere, perché quando poi ne vai a parlare o vai ad agire, se non è quello è chiaro che butti nell'acqua, ok? La paura Elia, sappiamo tutti che Elia ha fatto grandi miracoli, ha combattuto i sacerdoti, ha fatto scendere il fuoco dal cielo, eppure un giorno una donna, Jezabel, gli dice: io farò di te, taglierò la testa, e questo uomo si è impaurito ed è scappato, si è andato a nascondere. Com'è possibile che un uomo di Dio, quindi nessuno escluso, pure io, quando arriverà un problema grosso o una minaccia grossa, possa mettere paura, tanto che ha lasciato il suo ruolo e si è andato a nascondere dentro una roccia, sottoterra, e Dio gli è andato a parlare là. Quindi può essere che possiamo avere delle paure, ok? Ma noi dobbiamo capire come il diavolo ci viene a mettere paura, sussurrando, ricordandoci i fallimenti, magari facendoci vedere come un leone che va in giro ruggendo per mangiare una pecora, strappare una pecora. E noi ci sentiamo così, ma quando noi abbiamo fede, conosciamo Dio, noi possiamo riprendere la posizione di coraggio, no? Quando la parola lavora dentro di noi, dice: dica al debole, sono forte. Ma io quando trovo le persone deboli, ammalate, difficilmente hanno la forza, parliamoci chiaro, vero o no? Io, parecchi fratelli e sorelle, quando capita qualcosa, poi: pastore, dolore, tu non mi credi? Preghiamo, sì, ma, vedete, dica l'ammalato, sono guarito. Ecco, Dio adopera sempre dei modelli estremi, no? Credete di avere già ottenuto.
Questa è pazzia. Quindi tu sei entrato in un posto dove troverai uno normale, non lo puoi trovare, perché se lo trovi normale si tiene i suoi problemi. Solo i pazzi si liberano, ok? Perché in fondo gli hanno detto: com'è possibile che Gesù è figlio di Dio? Giuseppe è suo padre, Maria è sua madre, i fratelli che sono nati da Maria stanno in mezzo a noi, quindi cos'è che mi stai dicendo? Eppure lui era veramente figlio di Dio ed è lui che ha pagato il prezzo per noi. Quindi stasera, se siamo qui e siamo liberi, è per grazia di Gesù, amen. Se noi abbiamo un futuro, è perché Gesù ha preparato una strada. Il nostro Dio non ci manda ad esplodere per dimostrare che Dio è potente, ma il nostro Dio dice: stai qua che me la vedo io, amen. Quindi se noi preghiamo di più, entriamo nella stanza di preghiera, parliamo di meno, preghiamo di più e otteniamo risultati maggiori. Infatti, da quando abbiamo iniziato a prendere le cellule, a rivedere il gruppo di preghiera, come si prega, guardate, abbiamo appena iniziato, sta esplodendo gioie. Non, ormai non parliamo manco più, sai, quel fratello, quella sorella ha un problema, ok, vieni qua, Signore lo benedico, io lo amo e spezzo le catene sulla sua vita e dichiaro la benedizione, e quello, mi sento bene, che è successo? Lo so io cosa è successo, abbiamo pregato, amen. Quindi un popolo che prega è un popolo che vince per qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa voi mi chiederete in preghiera senza dubitare, io ve la darò. Amen. Noi non abbiamo un'altra Bibbia, noi non vogliamo modificare la Bibbia, noi ci va bene così la Bibbia, perché così funziona. Amen. Alleluia. Saul aveva paura di quello che diceva la gente, il re prima di Davide, no? Infatti dice: ho peccato per aver trasgredito il comando dell'Eterno e le tue parole, perché ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Vedete, qualche volta noi ci infiliamo nei guai perché invece di fare quello che Dio dice, cosa diranno i familiari, cosa diranno le persone se mi vedono andare lì? E lì stiamo perdendo, per paura di quello che dice la gente, il consiglio sbagliato. Noi facciamo quello che vuole la gente. Poi dopo, avete notato che le persone che poi falliscono dopo che hanno ascoltato la gente rimangono soli? Quanta gente sta facendo la comunione, la cresima ai bambini? Anche se sanno, anche persone che ho parlato io, e quindi anche voi, sanno che non serve, è sbagliato, soprattutto buttare via quei soldi. C'è gente che fa i mutui, i finanziamenti, scusate, per pagare, per fare una festa più grande. Se tu gli vai a chiedere al bambino cosa succede oggi, mi fanno i regali. Non sanno né lo Spirito, non lo sanno i genitori, cosa vuoi che lo sappiano i figli? Non sanno cos'è lo Spirito Santo, non sanno se l'hanno ricevuto, non sanno pregare, però fanno la festa. Poi non riescono a pagare e incominciano a venire le tasse, i verbali, l'ufficio imposte, ti sequestrano, ti bloccano il mezzo, perché per fare una festa ti sei andato a indebitare. E se magari vai dagli amici a chiedere: guarda, ho bisogno di 2000 euro per pagare, ognuno ha i suoi problemi, ma io l'ho fatto per te, ti ho invitato, tu mi hai detto di farlo, chiaro? Non fate mai le cose per piacere alla gente, ok? Anche i nostri familiari che sanno già che adesso siamo cristiani, adesso ci hanno accettato, ah, mio figlio fa il pastore addirittura, ti voglio far sentire le registrazioni, se ce le avevo, di quando ho cominciato a parlare di Cristo a casa. Non si può raccontare, da solo contro tutti. Parole, esempi, ero diventato persino diverso, un gender per gli occhi dei familiari. E io dico: ma chi me lo fa fare? Ero all'inizio, dice: ma si paga questo prezzo per essere cristiano, no? Poi dopo, quando l'hanno accettato, tutto era, anzi, puoi venire a pregare tu che va meglio? Sai, c'è quello che non sta bene, prega tu che Dio a te ti ascolta, eh? Siamo passati tutti, eh? Bello, bello, molto bello. Un'altra cosa è quando noi abbiamo la testardaggine di fare le cose da soli.
prendiamo e io ce la posso fare, e non ascoltiamo più i genitori, lasciamo la famiglia, facciamo dei passi, e poi alla fine va tutto così storto, va tutto così male, che rimaniamo isolati, da soli. Vi ricordate la parabola del figlio prodigo? Ebbene, l'altro giorno il Signore, mentre pensavo a questa parabola, mi veniva in mente, il Signore mi ha detto: quando parli della mia parabola del figlio prodigo, parla anche della figlia prodiga, perché non solo l'uomo se n'è andato di casa, ma anche la donna se n'è andata di casa, anche loro si sono ribellate come l'uomo, e anche loro hanno sofferto e hanno bruciato le tappe, non hanno accettato i consigli dei genitori, hanno fatto un matrimonio che non dovevano fare, hanno messo su un'attività che non dovevano fare, e si sono stati aiutati, e poi, come il figlio prodigo, cosa è successo? Ci sono rimasti senza lavoro, senza amici, senza soldi, no? E anche il solo pensiero di tornare a casa, a sentirti rimprovero, non si ritorna. Ma quando sai che Gesù è tuo padre, che ti perdona, tu hai la forza e il coraggio di tornare a casa, perché sai che Dio aggiusterà il rapporto con i tuoi familiari, aggiusterà la tua vita. Niente è impossibile. Perché? Perché l'orgoglio di fare delle decisioni, e poi l'orgoglio di non tornare indietro. A che serve avere l'orgoglio? Per vivere da soli? Per essere lontani da Dio? Perché vedete, quando noi siamo orgogliosi, siamo veramente soli, perché la gente ci scredita, ci allontana, quello se la crede, lascia per. E Dio non ama gli orgogliosi, Dio ama gli umili. Vedete? Quindi se ci dicono che siamo orgogliosi, andiamo a vedere, cambiamo l'atteggiamento, perché se è vero, ci stiamo allontanando dalle persone e ci stiamo allontanando da Dio. Noi non abbiamo niente da perdere diventando umili, cioè abbiamo solo da guadagnarci. E il diavolo cerca di proprio spingerci, ma sì, vai. No? Io quando ero ragazzo, all'età di 16 anni e mezzo, decisi di andarmene da Bisceglie. Ero venuto qualche anno prima, qualche anno dopo me sono voluto tornare a Milano. E sai, non c'era intorno a me della gente che mi incoraggiava, rimani, no, era quasi felice, sì, vai, fai, ma lì ci sono più possibilità, lascia la famiglia, vai, no? E io, sì, è vero, io cambierò il mondo, vado là. Meno male che dopo un anno sono tornato. A distanza di 3-4 anni tutti i miei amici di Milano non ci sono più. Tutti morti di overdose, di droga, di AIDS. Perché ero andato a finire in una cerchia di amici un po' più grandi di me, ma che comunque a Milano all'epoca era già tutto così pieno. Ma Dio mi ha preso, mi ha riportato a casa, e sai, tornare a casa quando te ne sei andato pesa, perché adesso se ritorni, questo è l'orario, queste sono le regole, e se ti va bene così, se no te ne vai a Milano. Stringi i denti. E non avevo Dio, ma Lui aveva me, meno male, e mi ha protetto, mi ha fatto. Quando non capisci, adeguati, che fa sempre bene, ok? L'orgoglio, Caino ha ucciso Abele, perché l'offerta di Abele era più bella, e quindi lui se l'è presa. Non ha cercato di cambiare l'offerta, ma ha cercato di far fuori la concorrenza. Vedete, tante volte noi troviamo le soluzioni più veloci, ma più pericolose, e quelle che sicuramente ci danneggiano. Andiamo in preghiera e chiediamo a Dio la soluzione. L'inganno della ricchezza. Il diavolo, devi fare soldi, non puoi andare in chiesa, non puoi adesso accettare Gesù, non puoi dare questi orari, tu hai una ditta, devi fare qui, devi fare là, e ti allontani. No? Anania e Saffera hanno voluto dimostrare che potevano dare tutto quello che volevano, erano proprietari di dare e non dare, hanno deciso di dare, però hanno detto una cifra diversa da quella che dovevano dare. Perché? Perché chissà, non basta. Non fare un passo se non lo vuoi fare. Nessuno è obbligato, amen? Il bello di questa chiesa è che nessuno è obbligato. È libero di fare quello che vuole. È chiaro che chi sta da tempo, chi ha dei ruoli, ha un impegno
perché deve essere anche un modello per chi sta curando, per chi sta parlando, ma questo è normale. Cioè, non c'è scritto, ma è un fatto di coscienza. C'è stato anche nel Vecchio Testamento, adesso non mi ricordo, mi viene in mente adesso, che nascose la refurtiva della conquista del paese, la nascose sotto la tenda, e da quel momento tutto il paese andava male, tutta la nazione. E allora fecero il sorteggio, divisero le popolazioni a destra, tra quelle 12 le 6, e poi andarono davanti alla tenda di colui che aveva nascosto sotto. E detto: hai tu l'oro? Sì. Ma non avevamo detto di non prendere nulla, che avremmo, Dio avrebbe maledetto tutto l'Israele, tutto l'esercito, tutta la popolazione? Sì, però rimase nascosto fino all'ultimo, ma Dio, separando, 12 diviso 6, 6 diviso 2, è arrivato, l'ha beccato e sono stati uccisi, lapidati, lui, tutta la sua famiglia e tutta la sua tenda. Perché? Perché l'attaccamento ai soldi. Non vi ricorda nulla? Uno dei quattro terreni? L'inganno della ricchezza, l'attaccamento ai soldi. Uno che si attacca ai soldi, come si attacca al troppo lavoro, ai troppi impegni, sta dicendo: Signore, tu non sei in grado di provvedere a me, quindi io devo fare di più e quindi io devo lavorare di più perché mi servono i soldi, non si sa mai. No? Sono andato da questi amici che sono ricorato, ieri ho avuto piacere di andare a mangiare da loro, e loro sono qua con la famiglia e hanno detto: noi la domenica chiudiamo perché vogliamo stare in chiesa, vogliamo andare a dare il nostro tempo a Dio con la mia famiglia. E la domenica si guadagna di più, è uno dei giorni dove si lavora di più, però loro hanno detto: no, noi la domenica è per Dio. Scusa se ho adoperato il tuo esempio, ma è incoraggiante se qualcuno... Quindi vedete, tante volte noi per qualcosa che ci teniamo siamo disposti a fare qualsiasi cosa, ma in quel momento non sembra che allora perdiamo la fiducia che Dio può veramente fare tutto? Se non mi può far guadagnare nel resto dei giorni quello che perdo la domenica, allora che Dio è? Può guarirmi? Può liberarmi dal cancro? Può riportarmi a casa i figli che si sono allontanati perché si sono arrabbiati? Vedete, ogni cosa è possibile a chi crede in Gesù. La mancanza di fiducia in Dio, questo ci parla. Il peccato sessuale, no? Adesso vediamo fornicazione, adulterio, pornografia con internet. Questo è qualcosa che veramente indebolisce il cristiano e allontana il cristiano da Dio. Sono gli stessi pensieri che bloccano il seme di Dio per entrare nella nostra vita e farci crescere. No? Quando i desideri della carne, concupiscenza degli occhi, l'orgoglio della vita, sono le stesse cose che il diavolo ha detto ad Adamo ed Eva: vedi che bell'albero, guarda che potenziale c'è, come diventeresti, è buono da mangiare, no? E a Gesù nel deserto: guarda quanta roba ti posso dare, se tu ti inginocchi davanti a me diventerai potente, se sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Le stesse identiche tentazioni, solo che Adamo le ha perse e Gesù ha saputo resistere. Però Adamo poteva mangiare tutti i giorni, a Gesù è stata cattiva la cosa, perché è andato dopo 40 giorni di digiuno, gli ha detto: trasforma le pietre in pane. No? Solo a contare 40 passano 20 secondi, no? 1, 2, 3, 4, solo a contarli. E tu immagina, il diavolo è rimasto lì ad aspettare, lui aspetta il momento giusto. 40 giorni, quando è arrivato non al 35esimo, al 36, al 40esimo giorno: ciao Gesù, hai fame, vero? Non ha detto: vuoi una donna? Era debole, non poteva neanche farlo. Di che questo pane, queste pietre diventino pane. Tu puoi farlo. Cosa voglio dire con questo? Che il diavolo è sempre intorno a noi e sa esattamente dove noi siamo deboli. Sa chi non legge, sa chi non prega, sa chi guarda internet, le cose pornografiche, sa chi gioca ai numeri, sa chi è debole in un determinato... Lui lo sa, io non lo so, tua moglie non lo sa, tuo marito non lo sa, ma il diavolo lo sa e viene lì. Ma solo se abbiamo il nostro rapporto con Gesù, noi siamo liberi.
possiamo essere liberati dalla dipendenza dell'alcol, della droga, del fumo, della pornografia, di qualsiasi peccato. Questa è la salvezza che Dio ha preparato per noi. Vedete, e tu non avrai un'immaginetta, un pezzo di crocifisso. No, se la parola sta entrando dentro di te e tu senti che ne hai bisogno, basta che gli dici: Signore, io sono quella persona, stasera sono qua per caso, mi hai parlato, io voglio la vittoria, punto. Conosci qualcuno? Prendi il messaggio di stasera e portaglielo, funziona lo stesso. Perché in fondo noi siamo, io non sto facendo altro che ripetere quello che Gesù ha detto nella Bibbia, ok? Ho preso solo la responsabilità di selezionare qualcosa. Desiderio. Anche se Dio ha detto no, noi tante volte sbagliamo. Vi ricordate Sansone? Potente, forte, ha ucciso 1000 persone con una mascella, ha sradicato un cancello, ha ucciso un leone. Però, siccome aveva questo problema che gli piacevano le donne, lui ha dato il segreto della sua forza a una donna, a una prostituta. E cosa è successo? Che ha perso il suo potere. Vedete, il peccato e il diavolo ci rendono inefficaci. È bello dire: a me, io sono un cristiano, vincerò, io andrò in paradiso, io cambierò la situazione. È vero, possiamo farlo, ma se c'è il peccato e il diavolo ci convince, ci sussurra, ci lega, noi diventiamo inefficaci, no? Quindi Sansone cercò di liberarsi da una catena e non ce la faceva. Perché? Perché aveva peccato. Il taglio dei capelli rappresenta il peccato, qualcosa che non doveva fare. Non farti tagliare i capelli perché perderai la forza. E il diavolo sapeva e è andato a tagliargli i capelli. Non è che se li è tagliati lui, è chiaro. Ma come ti fa cadere nella trappola? Cosa gli piaceva a lui? Cos'era debole? È ognuno. Perché Caino ha ucciso Abele? Perché il diavolo gli è andato sicuramente nell'orecchio e ha detto: hai visto? Dio predilige lui. Non ha detto, non è che ha capito, vabbè, però lui ha fatto una cosa migliore, io ho voluto andare al risparmio, no? Posso rifarla e anche Dio mi darà la stessa cosa. Se noi vediamo qualcuno che va meglio, non dobbiamo essere gelosi, amen? Se c'è una chiesa che va meglio di noi, se c'è un cristiano, che una cellula che va meglio di noi, amen! Scusa, mi dici il segreto? Io sono andato in Brasile per sapere il segreto del one to one, permetti? C'è una chiesa che cresce più nel mondo, perché? Perché lavorano di più, pregano di più, amano di più, curano di più. Bene o male si sapeva, no? Però andarla a vedere è già diverso. Quindi se tu vuoi portare frutto, devi amare i tuoi discepoli, li devi chiamare, incoraggiare, mostrargli la via, pregare per loro, intercedere per loro, uscire una volta ogni tanto con loro. Se esci più volte non è peccato, eh? Se esci 2 o 3 volte va benissimo. Perché c'è una frase che non dico più da tanti anni, ma noi siamo per alcuni il Gesù, l'unico Gesù che potranno mai incontrare. Perché è dall'amore che noi gli mostriamo che loro diranno: ma allora Gesù esiste. Mi ricordo, non è una conferenza, raccontò questo predicatore, che poi era un dottore, di questa donna, si chiamava Giovanna, e era una donna che aveva grossi problemi perché era stata ferita, tradita, abbandonata, quindi era un po' una vagabonda, e l'hanno portata in questo centro. E lei, tutto ciò che gli dicevi: cosa c'entra Dio, cosa vuoi da me, tutto così, no? E a un certo punto scopre di avere anche il tumore, il cancro, e in questo centro di accoglienza. E lei: ecco, questo Dio non mi ama, Dio è così, proprio lei non voleva sapere di niente, di nessuno. E una coppia che lavorava lì decisero di portarla a casa, e era una barbona, era cattiva, era ferita, e la portarono a casa e cominciarono ad aiutarla. Quindi le hanno dato una cameretta, un televisore, gli compravano le medicine, che lei non poteva neanche comprarsi le medicine.
E a questo punto poi il dottore, che comandava questa situazione, partì. Quando ritornò dopo un viaggio, è ritornato e trova questa coppia che li curava e gli dice: me, Giovanna. E loro si avvicinano e dice: Giovanna è morta, però ti vuole ringraziare, perché ha detto, attraverso l'aiuto di quelle due persone, ha detto: io sto morendo, ma ho potuto scoprire che Gesù esiste, perché lei mai in tutta la vita aveva ricevuto un abbraccio, un amore, una parola di incoraggiamento, nessuno aveva condiviso qualcosa con lei. E questo è Gesù. Non importa quanto campiamo, certo dobbiamo raggiungere delle mete, ma a che serve se poi non andiamo da Gesù? Vedete, non è quello che noi, non è come noi siamo venuti, come abbiamo fatto a essere cristiani, amen? Ma è come finiremo come cristiani. Questo è l'importante. L'ultimo giorno, come saremo davanti a Dio? Non posso dirgli: ma io ho aperto una chiesa, ho predicato qua, sono là, ho guarito, ho visto i miracoli, ho fatto qui. Adesso come sei? Oggi sei a posto? Ami Dio? Sei pronto a sacrificarti? Questa è la cosa più bella. Il resto, se abbiamo questa meta, tutto sarà possibile, tutto sarà facile. Ma quando la base, la chiave non è Lui, no? Matteo 26, 41, ve lo leggo io, voi scrivete, tanto è molto breve. Vegliate e pregate che non entrate in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Vedete, la carne è debole a fare che cosa? A resistere alla tentazione. Eppure il Padre nostro cosa dice? A un certo punto dice: non mi indurre in tentazione e liberami dal maligno. Se Gesù nel Padre nostro ha scritto di dire non mi indurre in tentazione, cioè non mi far tentare, proteggimi dalla tentazione, vuol dire che noi dobbiamo poi pregare per poter vincere e liberami dal maligno. Parla chiaro, tentazione e il diavolo ci sono e ci vogliono attaccare. Ok? Ecco perché Dio ha detto: ogni giorno quando pregate, pregate così. Per questo siamo incoraggiati a pregare per farci liberare. Satana è stato vinto col sangue dell'agnello, ma non si è arreso e alla fine, se può, cercherà sempre di attaccarci. Il diavolo sempre cercherà di attaccarci. Non ci ha attaccato prima di Gesù, prima di accettare Gesù, ma anche dopo Gesù. Ok? Non sottovalutiamo quando dice: il vostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro podestà, principati e signorie. Ogni giorno, se tu ti senti giù, vuol dire che il diavolo già ti ha attaccato. Non ce la fai, sei stanco, no, è difficile, non è per te, no? No, magari stai per fare una cosa buona, no, vieni con me, vai da quest'altra parte, no? E tu stavi quasi per farcela. Il diavolo fino all'ultimo cercherà di farci sempre vedere che la direzione è sbagliata. Noi dobbiamo invece resistere. Sapete, quando fecero il San Gottardo, questa galleria dall'Italia alla Svizzera, l'ingegnere che fece tutto questo, siccome aveva previsto che dovevano trovarsi due tunnel che si scava da una parte e dall'altra, avevano previsto che dovevano farcela entro quel giorno, e dopo 2 o 3 giorni non si erano trovati. Bene, l'ingegnere si è suicidato perché ha detto: ho sbagliato i conti, adesso qua i danni, le spese, non è come adesso in Italia, vabbè, ampliamo il prezzo, facciamo la scorciatoia, 7 miliardi di più. No, all'epoca, sai, era un onore portare a termine un lavoro nel tempo, nella cosa. E lui si è ucciso. E dopo, il giorno dopo che lui si è ucciso, sono riusciti a buttare giù l'ultimo pezzo, l'ultima parete che combaciava tra le due gallerie. Cosa voglio dire con questo?
non aver paura se le cose sembrano che non si muovono, perché con Dio si muovono, ok? Noi non sappiamo il tempo, ma una cosa sappiamo, Dio lo fa, amen? Questa deve essere la convinzione. Fede è vedere il traguardo prima ancora di arrivarci. Ritornando all'immaginazione, quando ho detto prima, quando io prego per qualcosa che mi presentano, che voglio fare, sto nella mia cameretta, non vado in giro, prego lì. E mentre prego per quella cosa, comincio a benedirla, comincio a vederla realizzata, comincio a vedere cosa potrebbe bloccare quella cosa, allora prendo autorità. In realtà è come se mentre prego mi trovo proprio nella situazione, no? Nel centro. E poi quando finisco, riapro gli occhi e sono nella situazione in cui sono partito. Però, per fede, in preghiera, io sono andato con Dio a vedere la soluzione. Ecco perché Dio ci dice, credete di aver già ottenuto, credi di aver già visto la cosa, credi che Dio l'abbia già fatto, no? Infatti Isaia 53 dice, per le mie lividure voi siete stati guariti. Ma io, mo mi sono ammalato. Ma lui dice, siete stati guariti. Quando Gesù è andato sulla croce, in quel giorno ha preso su di sé tutte le malattie, tutte le infermità, tutte le maledizioni, tutte le colpe, ok? Ma quando io accetto Gesù, si realizza la benedizione. Come anche, sapete quando si realizza la maledizione? Quando si vengono a verificare quelle situazioni che causano la maledizione. Vi faccio l'esempio. Vi ricordate quando fu distrutto Gerico? Fu detto che chiunque avrebbe ricostruito le mura di Gerico, il primogenito sarebbe morto sulle fondamenta. E se voi andate a vedere, c'è scritto che quando cercò una persona di ricostruire Gerico, il suo primogenito morì sulle fondamenta. Uno dice, ma come mai è successo? Perché c'era una maledizione e tu sei andato a fare qualcosa che era stato detto che non doveva essere fatto. Quindi la maledizione va fuori da spazio e tempo e rimane sospesa fin quando trova gli ingredienti per realizzarla. La persona che comincia a disubbidire e quindi ricomincia a riattivare, ok? Perché la salvezza non è per sempre. Ogni giorno tu devi andare davanti a Dio e ti devi santificare. Non è che io mi sono battezzato oggi e sono salvato per sempre, no? Sia chiaro. Noi non siamo come la Chiesa Cattolica che dice, no, battezzato, bambino, ok. Poi tu fai tutto quello che vuoi di peccato, muori, ritorni in quella chiesa, il prete di turno, e con la benedizione, l'intercessione dei santi, la Madonna, tu vai in paradiso. Se io pecco oggi, anche se sono il pastore, io sono destinato all'inferno. Mi devo pentire, confessare il mio peccato, quindi ristabilire la mia posizione e allora io mi salvo. Sia chiaro. Gesù è morto per coloro che lo seguono, per coloro che smettono di peccare. Amen? Che faccio? Dio mi ha salvato, passepartout, no? La carta di credito, cioè i buoni, io intanto pecco, ma tu sono un cristiano, posso peccare? No. Devo andare a Gesù, chiedere perdono. Ok? Mentre stavamo adorando, Dio mi ha fatto vedere che ci sono qua delle persone che hanno dei problemi e Dio ti sta dicendo adesso, il tuo problema principale nasce dalla mancanza di perdono. Tu hai un forte rancore, una forte amarezza nella tua vita, e se tu stasera non perdoni le persone che ti hanno fatto male, la tua condizione non migliorerà. Devi perdonare. È chiaro che non è facile, ma il perdono non è un sentimento, è un atto di fede. Tanta gente dice, quando mi sento pronto lo faccio. No, se tu non lo fai adesso, il problema che hai nel tuo corpo, nella tua vita, sta andando avanti. Tu, l'unico modo per interromperlo è dire, Signore, io chiedo perdono, io perdono la persona, tizio e Caio, che mi ha fatto del male, che ha abusato di me, che mi ha picchiato, che mi ha abbandonato, quello che è stato. Ma tu devi perdonare.
Perché finché non perdoni, tu stai tenendo una mano su quella persona. E quindi la maledizione è in atto. E il Padre nostro, ritornando al Padre nostro che è un esempio di preghiera, dice: e rimetti a noi, perdona a noi, come noi perdoniamo gli altri. Cioè, nella misura in cui io perdono la persona che mi ha fatto male, tu mi devi perdonare. Però cosa vuol dire questo? Che se io non perdono veramente, Gesù non mi può benedire, non mi può perdonare. Chiaro? È importante. E il diavolo, no, ma non mi va a perdonare. Guarda, tu basta che non lo saluti più. Oppure, buongiorno, buonasera, ognuno a casa propria. Questa è indifferenza. Sai come la chiamo io? La pistola col silenziatore. Non fa rumore. Puc. Cioè non fai casino. Ah, guarda tu, mi hai fatto... Ciao. Come va? Benissimo. Cosa vuole sapere quella? Ma dentro cosa c'è? Ah. Signore, fai scendere il fulmine dal cielo. Apri la terra sotto. Ok? È questo che ci rovina. E Gesù vuole che noi perdoniamo tutti. Quando tu perdoni tutto, tutti il sorriso ti appare, la tua anima si risolleva e ti rendi conto che tu devi rendere solo conto a una persona, a Dio. E chi fa male a te, se la vede Dio. Ma neanche io, neanche vivere, ok, io lo perdono Signore, ma tu fagliela pagare, mi raccomando. Ok? Non è così. Anzi, sai che ti dico una cosa? La persona che ti ha fatto male, probabilmente la troverai in chiesa un giorno, magari vicino a te. E lì avere la prova se sei guarito o no dal perdono, ok? Se invece dici, ah no, o lui o io, Signore, vedi un po' tu. Io non ti voglio suggerire niente, ancora dici che il pastore me l'ha detto. Voglio finire dicendo, noi, dice in Romani 12:1, prendiamolo che lo leggiamo insieme, vi esorto dunque, Romani 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, che è il vostro ragionevole servizio, quale, la parola è questa, sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. Vedete? Dio ha detto, tu devi offrirti come sacrificio vivente, gradevole. Cioè, se la gente pensa che seguire Cristo è solo andare la domenica e non cambiare mentalità e vivere senza togliersi il peccato e fare i compromessi, non andrà da nessuna parte. Non è entrando in chiesa che diventi un cristiano. Non è entrando in salumeria che diventi un salumiere, ok? O se entri in piscina diventi un pesce. No! Sono quelli che fanno la volontà del Padre mio. Quelli sono i cristiani. Quelli sono i figli di Dio, ok? Non te lo devo dire io, però stai vedendo come il peccato e il diavolo possono deformare il nostro modo di essere cristiani? E se poi pensi un attimino, no? Nel Vecchio Testamento i sacerdoti sacrificavano il sangue degli animali per il peccato dell'uomo. Poi è arrivato Gesù e lui è l'agnello senza peccato, si è sacrificato lui per noi. Adesso noi dobbiamo essere, come ringraziamento di questa salvezza, il sacrificio gradito a Dio. Non devi spendere, non devi fare, però vuoi sacrificare la tua vita per Dio? Sai, se tu vuoi fare il marito o la moglie, devi fare dei sacrifici. Se tu vuoi aprire anche un'attività, devi comunque fare dei sacrifici. Ok? Per qualcuno è sacrificante alzarsi la mattina. Però è importante che comprendiamo che devi essere un sacrificio a Dio. Questa è la tua benedizione. In Galati 3, versetto 1, dice: o Galati insensati, chi vi ha ammagliati per non obbedire alla verità? Voi davanti ai cui occhi Gesù Cristo è stato ritratto crocifisso fra voi?
Questo solo desiderio sapere, solo questo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, vorreste finire nella carne? Vedete? Si può iniziare bene, questo sta dicendo questo versetto. Si può iniziare con una buona predicazione, si può ricevere lo Spirito Santo, ma si può finire male. La gente più difficile da convertire, fargli vedere che stanno sbagliando, non sono le persone che non conoscono Gesù, sono proprio gli evangelici, perché pensano di essere nel giusto, pensano che ormai quello che sanno è sufficiente, e tu li vedi che non si impegnano più. Hanno iniziato con un progetto nella famiglia, lo hanno accantonato. E questa chiesa, non solo adesso il venerdì preghiamo con noi, ogni famiglia deve riprendere a fare la sua cellula familiare. Ogni marito e moglie, ogni fratello e sorella deve cominciare ad avere la sua preghiera in casa, perché è lì che tu alimenti il fuoco, è lì che tu dici la verità, è lì che ti confronti, è lì che scende l'unzione, è lì che tu fai il tuo sacrificio vivente, gradevole a Dio. Amen. È bello venire qua, è bello sentire la parola, è bello vedere lo Spirito che si muove con potenza. Amen. Ma gli altri sei giorni, quando vai a casa, lì devi creare la realtà, l'atmosfera, la presenza di Dio. Non noi prigionieri dei pensieri, ma i pensieri ubbidienti a Cristo. Se in questo momento tu hai dei pensieri, o fino adesso dei pensieri ti hanno obbligato, no? Possono essere anche pensieri peccaminosi. Guardare, desiderare una cosa sbagliata, ti sta guidando, desiderio di vendetta, desiderio di fare altre cose che Dio sta dicendo di no, sono loro che ti stanno tirando, no? Ma Dio dice: sottomettete a Cristo i vostri pensieri. Quindi sta dicendo: nel nome di Gesù comando ai pensieri che non vengono da Dio, andate via dalla mia vita, dalla mia testa, dalla mia mente. Perché? Perché adesso io prendo i pensieri e li metto sotto a Gesù. Se Gesù dice non desiderare la cosa o la donna o l'uomo degli altri, io devo prendere i miei pensieri, se sono sbagliati, e metterli sotto a Dio, e io non devo più avere questi pensieri. Se io desidero rubare, dire le bugie, devo prendere questi pensieri e li devo mettere. Stiamo vedendo che adesso che con la Chiesa stiamo affrontando molto la confessione con il mentore, liberarsi dal peccato, la trasparenza. Qualcuno già non confessa più il peccato, ma confessa il pensiero di peccato, che è diverso. Amen? La cosa più bella è quando vengono, sono il pastore ma sono anche mentore, e mi dicono: pastore, io ho questo pensiero, ho pensato così. Ok, l'hai fatto? No, bene, preghiamo. Prendiamo il pensiero e portiamolo sotto a Gesù. Come va? Mi sento meglio. Amen. Io come mentore, durante la settimana, pregherò per lui. Signore, sostienilo. Signore, non fallo vacillare. Io comando ai pensieri che gli hanno sussurrato finora di questo peccato di andare via dalla sua vita. Perché io voglio che il mio discepolo sia forte, che sia uno strumento potente, e che come vede che io faccio con lui, lui farà con gli altri. Perché sono cose che, anche se le dici, le devi ricevere, le devi vedere. Molti genitori si saranno accorti che tu puoi dire ai tuoi figli: studia, fai bravo, lavati i denti, fai qui, metti la maglietta di lana. Ma la verità è che se non vede che lo fai tu, non ti ascolta nessuno. Giacomo dice: resistiamo al diavolo e lui fuggirà. Nel nome di Gesù noi resistiamo al diavolo. Abbiamo visto che il diavolo viene per sussurrare, viene per accusare, per proporre.
Vedete, prima di fare un peccato, lo pensiamo, ne parliamo e poi lo facciamo. Nessuno ha fatto un peccato se prima non ne ha parlato e se prima ancora non l'ha desiderato, immaginato. Ecco perché Gesù dice: sottomettiamo i pensieri a Dio. E le persone che stanno avendo un mentore stanno cambiando grandemente, ci stanno mettendo in discussione. Se prendiamo più facilmente il controllo su quello che pensiamo, avremo facilmente controllo su quello che facciamo. Se tu hai difficoltà a sottomettere i pensieri, le difficoltà nella tua mente, non avrai facilità nella soluzione dei problemi. Ma con Gesù noi possiamo farcela, ok? Adesso ci alziamo e diamo la nostra risposta a Dio, ok? Non disturbare nessuno, siamo ancora in preghiera, sono 8:30 per chi deve andare via. Spero che non vada via, perché tu dovresti adesso con la tua risposta sigillare questa parola, ok? Ricorda che Gesù predicava e poi avvenivano i miracoli. Vieni Spirito Santo, abbiamo sentito la tua parola, abbiamo rivisto alcune cose, abbiamo visto come il diavolo e il peccato ci hanno reso inefficaci, tiepidi, un po' sballottati di qua e di là, senza una dimora fissa nella fede. Ma stasera, con il tuo aiuto Gesù, con il sangue dell'agnello su di noi che testimonia che ti apparteniamo, e con la nostra testimonianza noi ritorniamo di diritto come il figlio prodigo a casa. Abbiamo sbagliato, Signore, abbiamo preso alla leggera qualcosa che ha a che fare con la vita stessa. Vedete, andare in chiesa, ascoltare Gesù, leggere la parola, non è una religione, è proprio è questione di vita e di morte. In Proverbi 4:22 dice: la parola di Dio è guarigione per chi l'ascolta e vita per chi la trova. Ricordati, anche qui stasera, l'uomo non può fare nulla per te, ma Gesù ti ha parlato, e sai perché? Perché tu potessi rinnovare i tuoi pensieri. Se avevi pensieri di paura, di ansia, pensieri negativi, pensieri che hanno prodotto in te bassa stima, solitudine, se tu sei, sento che qua ci sono delle persone, una donna in particolare, che tu ti chiudi spesso, ti isoli. E Dio dice: io per questo ti ho portato qua stasera, perché tu possa far parte di questa famiglia e cominciare a ricredere in te stesso. Non ascoltare chi ti sta attorno. Senti quello che Dio ti sta dicendo. Sii sincera con te stessa. Ti ha fatto bene questa parola stasera? Ti ha liberato il tuo cuore? E allora adesso continua. Prova a immaginare gli effetti di questa parola di stasera. Come potrai in un solo momento far parte di una grande famiglia, amata da Dio? Tu hai delle qualità e non le stai adoperando perché non stai permettendo a Dio di agire, perché sai quello che Dio può fare, ma stanno vincendo i tuoi pensieri sulla tua mente. Per questo, Signore Dio, stasera, nel nome di Gesù, io ti prego per ogni persona che è qui stasera, per ogni persona che nella sua mente è bloccata, è limitata, ha paura, ha ansia, a quelle persone che tornando a casa si sentono soli, sole. Io ti prego che stasera possano sentire la gioia di vivere. Sì, io voglio pregare affinché stasera coloro che non hanno gioia ricevano gioia, quella gioia che viene: so di essere amato, so che Dio mi ha scelto, so che Dio è la risposta alla mia vita e che da stasera, grazie alla sua presenza nel mio corpo, nella mia mente, io prenderò possesso della mia vita. Ricevi, ricevi.
Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Preghiamo che adesso Lui come un balsamo possa guarire le tue ferite. Io so che hai delle ferite dentro. Stai piangendo perché ho detto le cose che appartengono alla tua vita. Ma te le sto dicendo, io so chi sei, potrei dire tu sei, ma non ti voglio mettere in imbarazzo. E allora dico, ogni persona che non ha la gioia, che si è resa conto che finora la propria vita non è mai esplosa, che da anni ti porti dietro un velo di tristezza, di solitudine, di difficoltà, hai lottato con la tua autostima, io ti voglio incoraggiare, vieni avanti, voglio pregare per te, voglio avere l'onore di pregare, di vedere l'unzione che scende sulla tua vita, la tua mente che viene rinnovata e che tu puoi ricevere la gioia di prendere posizione e vivere e dichiarare un nuovo tempo. Non aver vergogna, non aver paura, vieni avanti finché esce il primo, poi escono tutti. Nel nome di Gesù ricevi la tua guarigione stasera, ricevi la tua vittoria. Non andare via di qua, nel nome di Gesù non andare via di qua, vieni avanti. Voglio pregare per te. Così non stai a pensare a nessuno. Quelli che non devono venire avanti pregassero come sanno pregare, affinché la potenza di Dio scenda su di loro, ma scenda anche sulle persone che ancora si devono muovere. Anche se sei nuova e sei qua per la prima volta, Dio ti ha parlato, vieni avanti, voglio pregare per te, ti voglio benedire, voglio invocare il tuo nome, la tua libertà, la tua guarigione. Fratelli e sorelle, preghiamo per loro.